che Scarlett Johansson sia una dei sex symbol hollywoodiani è ormai un dato di fatto. Una bellezza che fa da accompagnamento al suo talento da attrice, che l'ha portata a impersonare o dare la voce ad alcuni dei personaggi più noti degli ultimi anni e diventando la musa di alcuni tra i registi più famosi al mondo, da Woody Allen a Luc Besson, passando per Sofia Coppola e i fratelli Coen. In questi ultimi giorni la Johansson, però, si sta godendo gli ultimi giorni col pancione. Sì, perché l'attrice è arrivata al nono mese di gravidanza, come si può vedere dalle foto pubblicate dal settimanale Kivia, che l'ha fotografata mentre passeggia col marito, il giornalista e manager Romain Dauriac, mentre sfoggia il pancione. Camicia lunga e jeans, leggings e un taglio corto, la Johansson è stata ripresa mentre si gode un gelato. Uno spaccato di vita privata, quella che le manca da sempre. Conto di riuscire a conciliare famiglia e lavoro. Magari non più di un film all'anno. Perciò, con molto più tempo da dedicare alla mia vita privata, aveva dichiarato in un'intervista a Repubblica qualche settimana fa. Oltre che per le strade di New York, i fan italiani potranno vederla anche sul grande schermo a fine agosto, quando arriverà Under the Skin, nuovo film di Jonathan Glazer in cui veste i panni di un'aliena sexy mostrandosi in un nudo integrale mozzafiato. A settembre, invece, ci sarà il bis con il film Lucy, firmato proprio dal regista francese di Nikita, Leone e il quinto elemento Luc Besson, dove l'attrice sarà una guerriera spietata che grazie a una sostanza sperimentale ingerita per sbaglio le potenzierà il cervello al 100% dandole poteri incredibili come telecinesi, mimesi e una forza irrefrenabile. Ma per ora la testa dell'attrice pare rivolta solo a una cosa, anzi due. La tranquillità e la famiglia. Come darle torto? Chi se ne frega?